Ragazzi, ragazzi, buongiorno. Oggi andiamo a vedere cosa pensa in questo momento la persona che ti interessa. Così, io vorrei fare un video un pochino più breve. Vediamo come andrà a finire, se riuscirò a fare breve, perché alla fine non mai non si sa dove mi porteranno le carte. Tre varianti e niente, non ce l'ho niente da dirvi. Ricordate sempre che il video è valido nel momento in cui lo apri. Solo questo. Andiamo, tre varianti. La stellina. Le bamboline ci sono e ci saranno. Io semplicemente ho deciso di cambiare energie. Iniziamo, voglio mischiare un po' di mazzi, un po' di pazienza, portate. Mentre mischio, pensate, rilassatevi e pensate a la persona che vi interessa. Non importa chi è, in che relazione state, o un ex, o un amico, o una nuova conoscenza, una nuova frequentazione, oppure un compagno, non importa. Ok, questa carta sarà come lui ti vede. Dopo apriremo. Qui come cosa pensa? Cosa pensa? Regina di coppe, dolce, dolce ragazza, cosa pensa di te, no? Che emozione prova? Sì, oggi voglio proprio mischiare. Mischiare energie, mischiare carte. Che emozioni provo? Per te cosa provo, no? Ok. Come si sente lui, come si sente in questo, in queste tre carte che ho tirato? Come si sente? Ok, dopo apriremo. Come ti vede? Una di bastone, ti vede una persona piena di energie, una donna avventurosa, c'è caldo, c'è fuoco interiore. Sicuramente da questa carta ti posso dire che tu gli piaci. Qui la ragazza mangia il cuore, quindi sei quella donna che potrebbe mangiare il cuore. Guardate qua, tettina, eccola. Così lui ti vede, cosa pensa di te? Che tu sei impegnata, indaffarata. Apriamo questi tre di denaro, di cosa parla? Ah, che tu sei nella tua, cioè, tu sei molto concentrata sulla tua vita, sui tuoi impegni, i tuoi hobby, tu hai i tuoi interessi. Quanto capisco, lui è un po' fuori. Lui non sta nei tuoi interessi, diciamo così. Dove lui? Secondo lui, dove lui? Fuori? No, non è fuori. Io vedo che questo uomo ce l'ha tutto pieno entusiasmo di andare lontano, procedere. Se c'è stato un allontanamento, lui pensa di ritornare, iniziare da capo, ritornare in un altro modo, da un altro piede più positivo. Se avete finito, se è un ex, qua decisamente lui pensa a un ritorno. Comunque sia, è interessato tanto. Ok? È interessato di ritornare in qualche modo, non importa cosa succede tra di voi, ripeto. E come mai? Chiediamo come mai, perché vede, questo lui mi dice dopo che io le ho chiesto cosa lui pensa di te. Lui pensa che tu ce l'hai le tue cose da fare, quindi questa cosa gli piace. Come mai lui pensa? Armonia. Ah, ok.
ha una grande attrazione fisica per te e forse il tuo questo che tu sei magari un po' sempre disinteressata, non sei molto appiccicata a lui, non so come trovare le parole giuste, un po' il suo ego soffre qua. Forse questo suo ego, questo suo diavolo con l'imperatore le dice: no, devo essere io il più importante dell'universo per lei, devo essere io per lui al primo posto, per lei, cioè per te al primo posto. Sembra un po' che questo ragazzo un po' confuso nei atteggiamenti, ecco, confuso. Però quello che lui pensa di te decisamente provoca in lui un forte impulso di essere nella tua vita. Ecco, ripeto, un po' per suo ego. Prova. Sì, vedete cosa lui prova? Lui prova tanto interesse verso di te e anche la voglia di incontrare, la voglia di venire. La voglia di avere qualcosa insieme. Che cos'è questo insieme? Adesso fermo, fermo, però guardo verso di te. C'è una grande paura sua. Che lo frena, che cos'è? Ah, la sua. La paura sua, donna. Sei tu questa donna? Sì, sembra che sei tu. C'è ansia, non lo so. Sembra che sei importante, troppo importante. Magari tu sei una donna dei suoi sogni, perché comunque imperatrice è abbastanza potente, tu come forse, non per forza che tu sei donna dei suoi sogni, ma la tua figura per lui rappresenta un ideale di donna. E questo uomo vedo troppo importanza, capito? Così tanta importanza che di conseguenza viene la paura, paura di te. Non lo so, è come sapete, come quando tu hai un esame importante, no? Prima di questo esame non riesci a dormire perché per te è molto importante questo esame. Sembra un po' così. Questa paura c'è e magari anche c'era, però la voglia di andare verso di te è più forte o no? La voglia. Lui capisce semplicemente che tu non ti muovi, non farai tu quello che deve fare lui. Ti vede tosta, serena e tosta, serena nella tua vita, cioè nel senso lui capisce benissimo che tu non farai uomo. L'uomo dovrà essere lui, non lo so come spiegare, mancano le parole. Come si sente lui in tutta questa situazione? Ahia, questo attore è un po' diverso, perché noi abbiamo qui un altro tipo di attore. Ora, come dire per non essere volgare? Caput uomo, ma caput da. Arrivato, non lo so, come dire adesso in italiano? Cioè. Ah, guardate questa carta da vicino. Ok, cosa è successo lì? Sì, non ce la fa più, le emozioni sono troppe. E questa carta con questa prima si vede che è molto agitato, eccitato, c'è. C'è troppo, troppo dentro di lui. Sembra che lui adesso esplode. Ora è già esploso. E capisce benissimo che così non può stare e bisogna fare. Quindi cosa bisogna fare?
Voglio continuare sempre con questo mazzo. Il carro, in queste carte donna, uomo, in qualche modo equilibrare e partire insieme. La direzione lui la vede, la direzione insieme a te, anche in questa carta sono insieme loro. In qualche modo trovare il compromesso e andare dove andare voi insieme. Ragazzi, dove? Non importa dove, ma... Fa ridere, ragazzi, voi vedete, chi sa, conosce le carte, tutto rappresenta una cosa. Questo uomo ha tanto voglia di fare amore con te. Qua uno di bastone, qua uno di bastone proprio assomiglia. Qua vi ho fatto vedere, no? C'è tutto, c'è proprio una passione pazzesca. Vuole fare amore con te. Solo questo o magari c'è qualcos'altro? Pesci, guardate qua, grande pesce. Il pesce in questo modo rappresenta qualcosa di romantico, qualcosa di abbondanza, di emozione, di positiva emozione, di non so, romanticismo, amore. Il pesce, se sogniamo pesce, spesso parla di gravidanza. Io spero che non proprio, magari qualcuno di voi vuole gravidanza, ma io vedo che lui vuole, che spera, vorrebbe che qualcosa nascesse. Ecco questo pesce in quest'acqua trasparente. Qualcosa nascesse, cosa? Solo bastone o ancora qualcosa? No, imperatrice, ma io guardo dritti, ragazzi, vedete anche qua, era... qualcosa nascesse, ragazzi, guardate ora. Il pesce, ragazza, ha sognato il pesce ed ecco la pancia. Vabbè, non lo so, ragazzi, dovete indossare video. Se è una nuova conoscenza, io spero di no. Subito bambino. Il bambino può significare una nuova vita, non per forza un bambino veramente gravidanza. Lui vorrebbe che nascesse una nuova vita, un qualcosa di bello, sicuramente positivo. Ok, che cos'è questa nuova vita? Dovrebbe essere, vedete, io proprio non lo lascio stare. Amore, qui proprio un grande pesce. Vuole amare, vuole sentirsi innamorato, vuole amare, vuole fare amore, proprio wow. Ok. Va bene, voglio vedere adesso. No, prendiamo queste carte. Proprio voglio rimanere con questo mazzo. Mi piace come parla. È tanto che non lavoro con questo mazzo. Wicca. Ok, c'è possibilità che tra di voi nascerà questo, quello che sogna lui, nascerà o che sarà. C'è la possibilità. C'è qualcosa di bugie, qualcuno non è sincero. Andiamo a vedere chi di tra di voi. No, prima apriamo questa carta. Ho capito già, lui. Lui. E lei. No, tu sei abbastanza sincera, buona nei suoi confronti. No, tu sei buona. È lui che... Magari ha temporeggiato, come si dice, la ruota di fortuna. Potrebbe essere che questo uomo cercava di manipolare o aveva detto qualche bugia e adesso non sa come ritornare, come uscire da questa situazione di inganno. Magari lui cercava di vincere il tempo. Vediamo quanto grave questo inganno. Non è grave. Ha cercato di manipolare te. No. Questa è una manipolazione. Mettiamola innocente, anche se manipolazione non può essere mai innocente. Però mettiamola così. Vuole far vederti innamorata. E quindi...
Non lo so se questo uomo ha fatto un passo indietro o si è fermato, non ti cercava un po' di tempo o ancora qualcosa. Questa ruota di fortuna dice che lui voleva vincere il tempo, c'è proprio scritto anche il tempo. È stato, cioè, si è fermato per vedere un po' come reagisci te. Emozioni ce l'ha, anzi qua farfalle. Guardate, farfalle, però voleva, non lo so, voleva manipolare la tua reazione, manipolare, farti un po' pensare a lui, magari innamorare di sicuro qua. Che reazione lui aspettava di ricevere da te? Reazione. Qua è interessante, mi dà re di spade, 10 di spade e matto. Reazione. Mi fa, ora vi spiego e voi abbinate, perché non voglio sbagliare perché è un interattivo. Lui voleva che un vecchio uomo, un ex, o magari è lui, questo ex, una vecchia persona, un re di spade, caput, fine. E qua nuova vita. O lui conosce un tuo ex e vuole che tu dimentichi per sempre questo ex e ti butti nei suoi bracci innamorata di lui, se tu gli parlavi di ex o qualcosa simile. Oppure magari questo uomo re di spade è lui, ma lui la sua versione vecchia, lui vuole che tu metti croce, caput, non c'è più. C'è nuova pagina e io nuovo. Uno dei due. Avete capito, io penso. Per questo motivo lui cercava di vincere il tempo. E sperava che ci sarà come una nuova pagina dalla parte tua, sarà un'energia nuova. Sì, voleva alzare un po' la sua, voleva sembrare un po' più vincente nei tuoi confronti, non facendo niente. Voleva un po' che tu, non lo so, voleva un po' diventare un po' invisibile. Uscire un po' da questo palcoscenico, come chiamo io, per far sì che tu ti rendi conto come si sta senza di lui, per avere una sua soddisfazione. Tipo, guarda, io sono io. Un po' squilibrare la tua energia voleva. Come immagina che tu cerchi di sedersi e qualcuno ti tira la sedia e tu ti boom per terra. È un po' questo lui ha voluto fare. Anche se non è tanto bello, ma lo voleva fare perché voleva, sì, manipolare, ragazzi, anche qui manipolazione del mago. Volevo questo. Voleva, come si dice, in amore, in guerra e tutti i metodi. Ora non vi attaccate alla parola guerra, noi parliamo di un altro significato di guerra qua adesso. Ok, come andrà a finire questa situazione? Luna. Una situazione non chiara. Non chiara per niente. Una nebbia, Luna. Tu come ti senti in questa situazione? Un po' delusa, magari anche gelosa. E lui si sveglierà da questa luna con un nuovo sentimento. Da queste carte potrei dire che tu semplicemente ti deludi un po' di lui perché la situazione è troppo strana e non chiara.
Forse anche dirà ok, alleluia, non succederà niente. È lì che si risveglia lui con questo nuovo pesce verso di te. Si risveglia lui con nuova buona energia di uno di coppie. E cosa farà svegliato? Invece due. C'è proprio tra di voi questa gara di silenzio, guara di niente. È un testardo, per lui è molto difficile, non lo so perché, io vedo che lui va con piedi di piombo, così si dice, per lui è molto difficile agire, perché vuole essere prezioso, si ferma, forse anche perché ha poco tempo, lavora tanto, o comunque ha degli impegni. C'è una situazione che bisogna che lui risolve in questo momento, velocemente. Appena risolve, arriva la trasformazione, il cambiamento. E lì sì, questo ragazzo arriva con questo delfino con la coppa. E tu sarai contenta di vederlo con questa coppa? Tipo... Sì, sarai molto contenta. Contenta, ma forse gli dirai qualcosa. Gli dirai qualcosa, sì. E così anche lui agirà in un altro modo. Ok, ragazzi, questa era... Ah, no, aspettate, volevo darti un consiglio di come ti devi comportare adesso. Osservalo, osserva lui, osserva quello che lui fa. Deve essere un razionale, equilibrato, razionale e osservalo. Questa carta dice poi anche, ora dipende dalla vostra situazione, ok? Se per esempio, se c'è tra di voi adesso un silenzio, puoi in qualche modo provocare la sua reazione con qualcosa. Ma qualcosa di molto, non so, pubblicare un tuo selfie nei social o mettere un like a una sua foto, se è silenzio, cioè un qualcosa di poco. Se voi state insieme, voi parlate, tutto a posto, tu puoi fare qualche domanda neutro e vedere la sua reazione. Fare qualcosa, mettilo in prova, ecco. Ma devi fare in modo molto equilibrato, senza emozioni, lo devi osservare. Osservare cosa farà lui. Perché lo devi fare? È un gioco tuo. Devi essere più furbo perché abbiamo visto che lui cerca di manipolare, quindi anche tu vedi. Così anche farai vedere che tu sei intelligente. Capirai delle cose, saprai come muoversi e farai vedere anche a lui che tu sei intelligente e non ci caschi sulle manipolazioni. Forse metterla in prova serve più per avere la conferma che ti cerca di manipolare. Però dopo, quando te sei già sicura che è vero, lui mi manipola, agisce, ma agisce così. Ti volti le spalle a lui. In modo molto leggero. E ti mostrerai una donna molto sicura e contenta di essere ciò che è. Molto a posto con se stessa. E lui? E lui ha un sacco di conflitti interiori, paure.
sembra insicuro, mamma mia, è pesante questo ragazzo. Io penso che è meglio che tu pensi a te stessa. E lui, se vuole, ti raggiungerà, raggiungerà. Tu vai avanti con la testa dritta. Questa era la prima variante. Raccontate come vi siete trovati. Io stoppo, andiamo alla seconda. Andiamo avanti, variante numero 2. Andiamo a vedere i suoi pensieri. Dovete avere un po' di pazienza, perché farò come ho fatto in variante numero 1. Voglio lavorare con diversi mazzi. Raffante. Uomo è rimasto a bocca aperta, tu l'hai lasciato a bocca aperta. Ok, come lui ti vede? Cosa pensa di te? Cosa prova? Voglio proprio una carta. Che emozioni prova? Sarà procedimento. Partiamo dalla prima carta, no? Cosa prova? E come si sente in tutto ciò che abbiamo tirato prima? Dopo aggiungeremo come si sente. Come ti vede? Lui pensa che a te lui manca? Mancanza? Ti vede che tu lo aspetti? Dobbiamo aprire. E lui chi è in questa carta? Lui è quello a chi aspettano o anche lui? Ti pensa e tu le manchi. Lui si nasconde? Nasconde le sue fantasie, grandi progetti legati a te. Lui nasconde tante cose, buone cose verso di te. Lui ha diverse idee. Che nasconde? I pensieri. E tu come sembra che tu lo aspetti? Lui capisce che è una situazione delicata e che tu potresti anche non aspettarlo tanto. Però lui pensa che lui ti piace. Anzi, lui pensa che tu sei molto attaccata a lui e magari lui anche un po' esagera. Lui sembra che è convinto che ti piace lui, forse anche innamorata, sì. O perché tu ti sei fatta fare male prima. Oppure lui ti vede una donna che per amore darà tutta anima. Lui in questo caso è quello esagerato. Vuole apparire come chissà chi, come vuoi apparire? Sembra che vuole farti impazzire, ragazzi. Vuole che tu impazzisci e corri da lui. Sì. Però tu non impazzisci e non corri. Problema. Tu sei libera. Tu sei libera da lui, tu sei a posto con te stessa. Tu non corri dietro a nessuno. Guardate, tutte e due carte dicono che lui pensa che tu lo stai aspettando. Sei in attesa. E lui, il principe, deve arrivare.
Sembra che tu le hai fatto vedere che lui ti interessa tanto. Ma è una cosa buona o no? Lui sa di essere molto interessante a te. Non penso che sia bene perché sembra che questo uomo un po' esageratamente gioca folle, pazzo, matto con il diavolo, è proprio pazzo, si comporta come un pazzo folle. Mi sembra che tu in questa situazione sia un po' troppo buono per lui. Sembra che hai dato troppo. Come dicono, ora stavo pensando come dire. Non lo so, non si può amare così tanto un uomo, o almeno se tu lo ami, non lo dimostrare così tanto. Perché poi inizia a esagerare. E qui sembra che magari sei stata troppo aperta. Che lui esagera. Hai toccato il suo ego, si è sentito onnipotente e si comporta un po' come un folle. Tu gli piaci tanto, esteticamente, tu gli piaci tanto come la donna. Lui pensa che tu sei, lui prova attrazione, interessi come donna. Mi piace questa donna, lui dice. Come lui si sente in tutta questa situazione? Lui sa che c'è qualcuno ancora. Sì, tu e lui avete qualcosa in comune, ma c'è ancora qualcosa o qualcuno. Questo terzo bastone. Apriamo chi è questo terzo bastone. Sì, tu, c'è lui, ma c'è anche il terzo bastone legato a lui. E per lui è molto importante la sua persona. Parliamo di egoismo. Questo uomo pensa molto più a se stesso che a te, ai suoi piaceri e a quello che interessa a lui. Sembra che vuole sapere, sentirsi importante per te, vuole sapere che tu sei molto interessata. Lui questo lo sa. E secondo me, esageratamente sicuro, non va bene così. Ok. Vedete, anche qui ho chiesto chi è per te la ragazza. Lui mi dice Regina di bastoni, sempre bastoni. Lei è una donna che mi piace tanto. Una donna da quale voglio andare, io voglio vederla, voglio andare da lei, sto bene con lei, lei mi dà tanta energia, mi carica. Ecco, lui diventa un orso potente, tu con la tua energia lo nutri, gli dai buona qualità di energia, ma a te cosa ti rimane? Voglio chiedere a te cosa rimane quando gli dai questa energia. A te rimane, non va bene quello che ti rimane, ti dico così, nome di bastone. Non ti dà abbastanza, sicuramente tu non sei soddisfatta. In qualche modo sei limitata. Qui questa ragazza o ragazzo sta in carcere. Legata, tu sei legata a lui e sicuramente lui non ti dà lo stesso. La stessa cosa che le dai tu. Cosa lui ti dà? La solitudine ti dà.
Tu ti senti sola, non penso che lui ti riempie, lui non ti riempie. Tu a lui lo riempi di energia, lui a te no. E perché? Perché egoista, abbiamo visto. Quali sono i tuoi obiettivi, uomo? Cosa pensi? Parlando di mia ragazza. Non ti vuole perdere, vuole essere la persona che tu ami. Lui vuole essere persona, quel re di coppia tuo, il tuo principe azzurro lui vuole essere. Per lui è importante mantenere questa posizione. Ma tu sei pronto di dare qualcosa alla mia ragazza? Non proprio niente. Sì, pronto. Lui vuole fare in modo che tue lacrime si asciugano, vuole portarti a un cambiamento grande. Sì, lui pensa di cambiare la tua vita in meglio, portarti via dalle lacrime, dalla tristezza, dall'attesa, forse questa. Sì, lui per il futuro pensa che farà il bravo. Vuole regalarti la serenità. Questo mi fa vedere come pensi di farlo, come pensi di regalare questa serenità, in che modo. Non mi sta dicendo che vuole risolvere i tuoi problemi, ma magari sei tu il suo problema, uomo. Dice che lui vuole aiutarti a risolvere i tuoi problemi. Sembra che lui vuole prendere cura di te e risolvere i tuoi problemi. Proprio così mi dice. E iniziare con te da capo. O tuoi problemi o vostri problemi. Comunque, problemi ci sono. Iniziare da capo. Adesso in questo momento c'è qualcosa che lo pesa e lui ha i pensieri abbastanza pessimistici e un po' tristi pensieri. I pensieri pessimistici perché adesso in questo proprio momento tu sembri molto vincente, sembri. La tua posizione è la forza e sei di bastone. Donna che vale e vale tanto. E che c'entra che se la mia ragazza vale tanto, perché tu hai questi pensieri pessimistici? La sua paura è che tu potresti smettere di amarlo. Ecco, quando lui vede te molto sicura, molto forte come persona, come donna, lui inizia a aver paura che ti può perdere. Questa è la sua paura, che ti può perdere, che tu puoi smettere di amarlo, smettere di essere così come mi aveva detto prima, tanto attaccata a lui. Secondo te, con la mia ragazza, cosa provo per te in questo momento? Attesa sempre. Guardate, 3 volte sete di denaro. Lei aspetta, lei mi aspetta. Qui decisamente ci sono anche terze persone. Lui sa che tu sei dipendente tantissimo da lui. Vai uomo, dimmi, vuoi bene alla mia ragazza? C'è amore dalla parte tua? Quanto è sincero il tuo sentimento per lei? Un attimo, qua ho sbagliato.
Quanto è sincero il tuo sentimento per lei? Quanto le vuoi bene? Ma ragazzi, sembra che questo uomo sta in partenza. Sembra, sapete quando, prima di iniziare la gara, quando dicono 3, 2, 1, go! Lui sta sempre lì, aspetta. In punto di partenza, c'è. Il suo cosa lui prova? Sembra che lui vuole avere un lavoro, un posto speciale, concentrato tanto su di se stesso. Interessato più di, lui è interessato di più su quello che è lui, non su quello che sei tu e su quello che si prova. Qua questo egoismo. Lui vede le prospettive con te, lui vede che con te si può, tu sei brava ragazza, tranquilla e con te si può andare lontano. Il problema è che lui non ha così grande entusiasmo di andare. Ti tratta un po' per scontato, così diciamo. Le hai dato troppe certezze. Andiamo a vedere, chiediamo dalle carte il problema principale, cosa lo frena così? Parlando di te, tu cosa ce l'hai di così che lo frena? Perché non va bene, non mi piacciono queste carte. Ierofante può dire che voi siete diversi, differenza di età. Colore di pelle, non so, mentalità, diversi siete, oppure voi siete diversi, come carattere, magari tu sei una mamma. Apriamo diversità, la mia ragazza chi è? Amante, e tu chi sei? E tu sei questo, non è ovvio, chiaro. Ok. Se tu sei impegnata, lui parla di questo, che lui è un single libero forte e tu sei impegnata e questo è un ostacolo. Oppure, tu sei molto attaccata a lui, sei innamorata, sei una ragazza da sposare e lui è un bel giovanotto con tanti prospettive in avanti. Si sente bene lui da solo. E questo può essere le vostre differenze. Tu sei quella donna per amare, per costruire, e lui è bravo e potente anche da solo, come questo mago. E in più manipolatore. Qui tra di voi può essere una bella amicizia, potete avere tanto in comune, diversi interessi in comune, tanto in comune come amici, interessi in comune. Però per avere una storia per bene, tipo per sposare, siete un po' diversi e questo lo frena. Questo lo frena e in più io a te ti posso dire, hai esagerato con quello che le hai dimostrato. Se tu le hai fatto vedere che sei molto innamorata, hai sbagliato. Non dovevi farlo perché questo sia diventato un pavone, un impotente. Anche se ha paura di perderti. Andiamo a vedere, Manara, cosa mi consiglierà? Come adesso, va bene, tu hai quello che hai fatto, ho fatto. Adesso cosa devi fare? Come ti devi comportare? Mm.
No, non cadiamo. Ok, se questo uomo, ora per qualcuno dirò, guardate quanto manipolazione, ragazzi, è una cosa esagerata. Se questo uomo cerca di manipolare in senso, non lo so, inizia a fare gelosie, accusare te o ancora qualcosa, non cercare di difenderti, allontanati. Non entrare con lui in queste discussioni. Non cercare di dimostrare se tu non hai nessuna colpa, tu devi credere che tu non hai nessuna colpa, tu non devi a lui dimostrare niente, non ti devi giustificare. Chi vuole credere, crede. Un uomo che ama, anche se ti troverà a letto con un'altra persona, crederà che tu, non so, che questo uomo caduto dal soffitto, non so, ti hanno rapito alieni e ti hanno portato a letto suo. Crederà. Quello che vuole credere, crederà. E quello che cerca di abbassare, cioè, abbassare te o di avere le posizioni, la forza su di te, il controllo su di te, quello inventerà un sacco di... inventerà le situazioni in cui tu dovrai difendere, cercherai di convincerlo in quello che lui lo sa già, ma è un gioco, una manipolazione. Non combattere con lui, non, la domanda è questa, non combattere, la risposta è questa, non devi combattere con lui, allontanati. Basta, qualsiasi cosa pesante qua, perché in questa carta vi racconto la carta, la storia di carta. Loro due sono in ascensore. Questo uomo ha tirato fuori il suo bastone e sembra che la vuole costringere di fare quello che lei non vuole. E potrebbe essere anche così, io spero di no. Ma è un po' troppo esagerato, un cazzotto a un uomo così. Però può essere anche una violenza psicologica, manipolazione è sempre verso là. Quindi allontanati come questo lupo. E lui da queste cose pesanti allontanati. E lui. E per lui sarà questa una bella botta, una bella punizione se tu ti allontani. Anche se magari non te lo dimostrerà. Cercherà di fare finta che non ha fatto, non ha capito che tu ti sei allontanato. Però poi non ce la farà. E verrà da te con un nuovo impulso. Con un nuovo amore, con cuore pieno di emozioni. Ragazzi, state lontani da manipolatori. Io ho finito questa variante. Raccontate come vi siete trovati e mettete like. Io fermo, andiamo alla terza variante. Andiamo avanti, variante numero 3. Pensa alla persona. Come ti vede? Un po' di pazienza, ragazzi. Oggi voglio lavorare in questo modo. Cosa pensa? Cosa pensa di te? Che emozioni prova di conseguenza? Parliamo di queste carte di prima, due carte di prima. Come si sente? Cosa prova? Cosa prova era la domanda. Come
Comunque, aspettate un po', ragazzi. Ora finisco e tutto spiego. E come si sente in questa situazione? Ho aperto anche. Vabbè. Andiamo. Come ti vede? Punizione ti vede? O tu sei la sua punizione, o lui ti punisce. Voglio capire chi è chi. Who is who? Andiamo. Punizione. Ma sicuramente sarai tu la sua punizione. Sì, tu lo punisci. Tu manipolatrice e lo punisci. Tu sei la sua punizione. Lui incazzato, non è soddisfatto, si sente perdente. Perché tu lo punisci e di proposito sembra. Cosa fai per punirlo? Vuole vedere una carta, una mia curiosità. L'hai lasciata a bocca aperta che tu sei troppo libera da lui, troppo soddisfatta, troppo sorridente e stai bene. L'ha lasciata a bocca aperta la tua gioia. E che lei doveva piangere? Avete litigato forse, qualcosa tra di voi è successo e tu dovevi stare male, no? Ma tu non stai male. Ok. Ora non voglio offendere nessuno. Lui pensa che tu devi fare pace con cervello, così. Che tu proprio questo stai facendo? Che tu stai cercando di capire qualcosa per sé. Lui pensa che tu sei bloccata da lui. Ferma, bloccata. Occhi chiusi. Concentrata su quello che vuoi tu. Sì, è molto sicura di sé. Ecco perché lui vede in te questa sicurezza, figura imperatrice, no? E questo lo fa incazzare. Verso di lui tu sei chiusa. Non riesci a capire cosa tu ce l'hai dentro. In apparenza vede una donna con D maiuscolo, no? E sicuramente le piace questa donna. Emozioni che prova 4 di denaro, sicuramente ci tiene a te e non ti vuole perdere, non vuole che tu scivoli dalle mani scappi. Capisci che nella stessa porta lui non potrà più entrare perché la porta è piccola e qualcuno di voi è grande. Capisci che bisogna cambiare, no? Sì, lui capisce che bisogna cambiare atteggiamento, tattica. Lui capisce benissimo che lui deve fare qualcosa, impegnarsi, collaborare con te, perché se lui rimarrà in quella posizione che c'è adesso, lui ti potrebbe perdere. E non lo vuole, no. Vuole starti vicino, vuole essere il tuo re di denaro. Qui energia maschio, paterna. Ti vuole accudire, ti vuole proteggere, abbracciare. Vuole essere il tuo tutto. Questo lui vuole, per lui questo è importante. Vuole che tu lo rispetti. Sei una bella tosta, quanto capisco. Sì, perché l'uomo è pronto di dare il massimo di sé per poter stare con te. Ma sei sicuro che sei pronto? Dipende, da lei dipende, dice. Io aspetto lei, io non posso fare niente. Appeso anche qui.
Io sono vittima della situazione, lei decide, lui dice così. Tu devi decidere. Lui ha interessi grandi, sembra che messo molto bene verso di te e vorrebbe anche fare le cose costruttive. E sei tu che non vuoi, è tu che ce l'hai. E tu? E tu sei di spade. E tu vuoi qualcosa di più? Magari tra di voi c'è stato tipo un chat. E tu non vuoi più un chat. O magari comunque sia, lui ti dava qualcosa, ma poco. Tu vuoi di più e per questo ti allontani. Tu vuoi più. Cosa vuoi? Tu cosa vuoi? Rafante, tu vuoi? Tu non vuoi una persona responsabile, saggia, profonda, con, del tuo livello. Tu vuoi? Tu sei imperatrice e vuoi un ierofante. Vuoi qualcosa di diverso, qualcosa di maturo. E lui secondo te non è maturo? Lui è re di spade, introverso lui, freddo, cosa ce l'ha? Manca flessibilità, uomo. Tu forse speravi che questo uomo sarà molto più. Non so, magari lui sembra che tu speri che lui cambia, ecco, tu vorresti vederlo un po' più attento, uno che ti dedica il suo tempo, che ti fa regali, possono essere regali come regali belle parole o regali per fiori, regali, magari non ti ha fatto auguri a 8 marzo. Tu vuoi un uomo che si comporta come uomo e che ti fa regali, e questi regali, ragazze, emozioni, regali, regali veri, oh, attenzione, attenzione. E questo uomo vedo che è un re di spade, magari un po' troppo concentrato su di se stesso, troppo sicuro di se stesso, e gli manca romanticismo, è più materiale. Non lo so, tu lo vuoi diverso. Ecco. Quindi, visto che lui mi dice che tu devi decidere, lui non può fare niente, vediamo, faccio domanda, tu cosa sei in grado di fare per la mia ragazza? Appeso, di nuovo, niente, faccio vittima, io so, o tu sei vittima, lui è vittima, lui è vittima, in prigione sei. Imprigionato, guardate, appeso e 8 di spade. Sembra che stai in prigione. Che cos'è per te questa prigione? Re di bastone. Diavolo. Sembra che l'uomo, a parte lui, può avere tanti diversi prigioni, ma sembra che lui è insicuro. Sembra che lui può avere paura che tu hai un altro uomo, o magari gli sembra che tu, visto che tu mi sei venuto il diavolo qua, tu hai bisogno di un altro tipo di uomo che non è lui. Un uomo più caldo, un uomo più
carismatico, più attivo, più chiacchierone, più tutto, più simpatico con qua, che ti farà divertire. Sembra che tu sei questa diavolessa e tu hai bisogno di un uomo che lui non è. Ecco, io dice non sono così. E lui mi è venuto, tu diavolo, lui morte. Trasformazione, lui sta in trasformazione, in cambiamento. Tu com'eri uomo? Prima lui era un ragazzo dolce, romantico, stabile, fedele, e adesso? Adesso lui è cercatore, adesso lui non sa chi è lui. Sta molto concentrato sulla sua interiorità. Sulla sua anima, lui concentrato. Sembra come un sciamano. Sembra che sta da solo lui. Magari è una persona che si chiude, va a fare passeggiate da solo, o si chiude e legge un libro da solo. O comunque sia, c'è successo qualcosa nella sua vita che lui non sa chi è lui adesso. Perché cerca di capire chi è lui, ma io vedo una persona profonda, in crescita, in un cambiamento, una persona. Tu invece, secondo lui, sei debolezza e hai bisogno di qualcosa che ti fa scaldare fuoco, no? Tu hai bisogno di un altro tipo di uomo che lui non è, ed è questo che abbiamo visto, che anche le carte mi dicevano che tu vuoi questo veramente. Non proprio, forse, ma. E lui dice: io che posso fare? Non posso fare niente. Il problema è questo, ragazza mia cara. Vediamo se sbloccherà questa situazione tra di voi o. Giusto così, un'occhiata. 10 di denaro, se rimarrà così. Trasformazione, cambiamento sarà. Sì, sarà. Ci sarà un qualcosa che sembrerà che voi, non so, dovrete discutere, dovrete parlare, magari anche in modo negativo. Tu a lui dirai, lui a te, e sembrerà che la storia è caput, chiusa, morte. Però non sarà proprio morte, sarà trasformazione. Vi parlerete, parlerete anche in modo negativo. Ma dopo sembra che arriva il sole, sembra che buttati fuori tutto, e dopo cavaliere di coppia, e dopo arriva romanticismo, un nuovo inizio tra di voi. Vedete com'è bello? Nuovo inizio. E tre di spade, che cos'è? Terzi. Lui sarà molto più attento. Guardate, ragazzi. E questi terzi chi sono? Terzi, terzi, terzi. Terzi, caput terzi. Se c'erano ostacoli, altre persone o non so, altri ostacoli che ostacolavano, che non siete voi, qualcos'altro, ma più persone mi sembra, o impegni, lavoro, qualcosa, non sarà più, fanno caput, chiudiamo. Le cose dispiacere che erano, finiscono. E sembra che questo uomo cambierà dalla posizione di vittimismo, di vittima. Lui cambierà, si scioglie, sembra che ghiaccio si scioglie. Questo ragazzo è caldo, è dolce, è caldo, perché non ti vuole perdere. E voi due non volete perdere uno all'altro. Mi siete venuti vicino. Regina di coppe, re di coppe, 4 di denaro. Starete nella stessa. Sullo stesso divano seduti. Nella stessa camera, da letto o cucina magari. Sì,
Sarete. Lui verrà, lui. Con delle proposte. Con qualcosa che tu non potrai rifiutare, accetterai. E finirà bene, sarà un nuovo inizio. Però dovrete passare questa brutta chiacchierata che sembrerà che sarà la fine. Andiamo, io voglio darti un consiglio. Consiglio. Luna, consiglio. Che significa consiglio? A mentire, avere paura. Appeso. Ai, 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 ai. Che consiglio è questa? Ah, ho capito. Ok, capito benissimo. Mamma mia, poverino. Le carte consigliano di provare a capire questa persona. Perché non è cattivo. Sì, ha problemi. Problemi, non lo so, o di autostima, o ce l'ha problemi sicuramente, per questo può essere un po' anche incazzato, sembrare può sembrare impulsivo. Le carte dicono prova di capirlo, prova di guardare da un'altra prospettiva, non appesantire già le cose pesanti e non inventare. Non cercare la truffa dove la truffa non c'è. Luna, vedete? Non immaginare, non creare nella tua testa, non pensare male, prova di capirlo. Ecco, questo è un bellissimo consiglio, mi piace. Sì, perché la testa va a viaggiare quando qualcosa è importante, la testa poi inventa, mamma mia, la nostra testa è il peggior nemico. Sì, è il peggior nemico, perché la testa va lontano, non ha freni. E poi succedono questi casini, incomprensioni succedono tra le persone che si vogliono bene. Questa era la terza variante, io ho finito. Raccontate come vi siete trovati, mettete like. Ciao ciao.